Terminiamo quest'oggi la rassegna dedicata alla letteratura di montagna qui a Vigianello, nel Parco Nazionale del Pollino, una 3 giorni da venerdì ad oggi, dedicata praticamente agli scrittori italiani, saggisti, giornalisti, autori di narrativa, che vengono ospitati qui a Vigianello dall'amministrazione comunale. Il festival è patrocinato dalla Regione Basilicata. Per visitare i nostri luoghi, per incontrare i lettori, il pubblico, gli amanti della montagna, gli escursionisti, e per lasciare come segno del loro passaggio un reportage, un racconto dedicato a Vigianello e al Pollino. Una 3 giorni, dicevo, che è cominciata venerdì con lo scrittore Fabio Amendolara. È proseguita ieri pomeriggio con Pino Aprile, lo scrittore meridionalista che è diventato famoso con i suoi libri che raccontano il Sud, un nuovo Sud, le storie importanti del Sud che vuole farcela, storie di riscatto e di orgoglio. E quest'oggi terminiamo qui dove ci troviamo, in località Pastoroso, nel Parco del Pollino, nella montagna di Basso di Vigianello. E quest'anno abbiamo pensato appunto di fare un reading proprio sui prati, proprio nella montagna, proprio per creare un contatto diretto con la natura, con l'autore e ovviamente con il pubblico. E terminiamo quest'oggi con Valentina Camerini, che è una scrittrice Feltrinelli, una scrittrice per bambini, è autrice Disney, scrive storie per Topolino e quindi quest'anno dedichiamo anche a questa fetta d'età tutta l'attenzione necessaria. Dopo di questo momento, un momento musicale qui sui prati e in questo luogo. Perché ci troviamo in questo luogo? Perché l'amministrazione comunale di Vigianello ha terminato da poco il recupero di questa importante zona di Vigianello, molto significativa per i vigianellesi, perché qui è il luogo dove escono dai boschi praticamente gli alberi che vengono poi offerti in onore di San Francesco di Paola. Quindi ci troviamo qua dove si svolgono i riti arborei, i cosiddetti riti arborei, in una delle varianti, che sono tre qui a Vigianello, qui a Pedali, nel centro storico e a Zarafa, e quindi abbiamo voluto recuperare questo luogo proprio per valorizzare queste festività e per valorizzare anzitutto il paesaggio e quello che vedete alle mie spalle. Abbiamo pensato di far cominciare alle porte di questo bosco il percorso per mountain bike e trekking che ci conduce praticamente in uno dei posti più belli del Pollino, dove si trovano tantissimi cerri che hanno tantissimi anni, sono definiti cerri secolari appunto dalle guide escursionistiche, ed era un luogo inaccessibile fino a qualche tempo fa, e l'amministrazione comunale ha pensato appunto di valorizzarlo, di recuperarlo, e come vedete qui abbiamo il primo cartello, poi ce ne sono altri da qui in avanti. Ecco, attraverso questa segnalazione che trovate lungo il percorso potrete appunto fare poi l'anello che vi conduce ai cerri secolari e vi riporta di nuovo qui a Pastoroso. È un posto incantevole, è un posto che abbiamo voluto cominciare da questo per un recupero della nostra montagna. L'amministrazione comunale ha intenzione di recuperare altri sentieri in modo da poter costruire, ecco, nel corso del tempo, una mappa, una carta dei sentieri, che è un altro tassello che vogliamo dare, offrire ai fruitori della nostra montagna. Quindi Vigianello non solo il fiume, non solo tutte le attività legate a questa importante risorsa, non solo ovviamente il Pollino, quindi le escursioni sui pianori, sulle vette più importanti del Pollino. Vigianello non solo l'area faunistica del Cervo, che è molto visitata, o la sorgente del Mercure, anch'essa molto gettonata, non solo il centro storico, ma anche luoghi così caratteristici come quello dove ci troviamo quest'oggi, proprio per offrire un ventaglio, diciamo, ancora più variegato per la nostra offerta turistica. Mi auguro, ecco, che inizi da questo momento un percorso di valorizzazione importante.
importante, in modo da poter mettere in rete un giorno tutti questi sentieri e poter offrire veramente un pacchetto significativo ai nostri visitatori. Qui si può dire nella mia terra davvero, perché è un paese che amo moltissimo. Grazie a tutti quanti voi, spero che vi piaccia la nostra musica. Grazie agli amici della Pro Loco, all'amico Vincenzo Corraro e a tutti voi che siete qui questa sera. Grazie. Ce l'hanno promessa la terra e la bandiera, una speranza e una camicia rossa. Sempre sta voce, le figlie la preghiera, che va con pace, noi va con questa sorte. Presentato, per colpa di sta storia mai conosciuta, perché la libertà non...